don't stop. Ragazzi, sono tornato, lo so, mi vedete imbacuccato in questo modo come se dovessi andare a fare una spedizione polare. In realtà tutto questo è dovuto al fatto che ho preso l'influenza, un'influenza tremenda che mi ha stroncato le gambe in vacanza, mentre ero in vacanza con la mia famiglia a Torino, e che mi ha tenuto fermo per ben 3 giorni a letto in albergo. Una sfiga colossale. Siamo dovuti infatti tornare prima, anticipando il rientro in treno, e vabbè, purtroppo ragazzi, non tutte le frittate riescono con il buco. Comunque ragazzi, adesso l'influenza sta passando, anzi direi che è passata, mi sono solo rimasti un pochino di postumi, come ad esempio raffreddore, tosse e mal di gola, ma per il resto direi che ci siamo. Scusate se non mi sono fatto vivo come avrei voluto sul canale, ma ero davvero distrutto e in più la tosse non mi permetteva di registrare video. Quindi ragazzi, permettetemi, anche se con un po' di ritardo, di farvi gli auguri di buon anno e riprendiamo da dove avevamo lasciato. Vi ricordate qualche tempo fa quando parlavamo di nuoto, in particolare di quanto sia importante trovare il giusto equilibrio in acqua? Bene, oggi infatti voglio insegnarvi 2 test che sono fondamentali per capire il vostro tipo di equilibrio quando nuotate. Il primo esercizio che voglio presentarvi oggi si chiama quello dell'equilibrio di base, test dell'equilibrio di base. Che cosa si fa? Ci si mette a pancia sotto sulla superficie dell'acqua e si cerca di mantenere un equilibrio orizzontale battendo le gambe. Di che cosa dovete accorgervi? Beh, innanzitutto dovete accorgervi della potenza e della frequenza della vostra gambata. Se infatti riuscite a mantenere un buon equilibrio con una gambata molto ridotta, vuol dire che avete un senso in acqua dell'equilibrio molto spiccato. Se invece la gambata tende ad aumentare di frequenza, vuol dire che le vostre gambe stanno affondando e quindi la battuta di gambe serve per far risalire la parte sottostante del vostro corpo. Questo esercizio può essere fatto anche mettendo delle tavolette sotto il petto. Questo lo si fa in una fase più avanzata e serve per lavorare molto sull'equilibrio. Infatti più tavolette metterete sotto al vostro petto, più il vostro petto si alzerà e le vostre gambe infatti affonderanno. In questo caso dovrete lavorare molto con la gambata per riportare su le gambe. Altra cosa che dovete fare con questo tipo di esercizio e con le tavolette sotto il petto è quello di abbassare la testa verso il fondo della vasca. In questo modo la testa trainerà tutta la parte retrostante del vostro corpo, in particolare le gambe, riportandole in una posizione corretta di equilibrio. Altro esercizio molto importante è quello chiamato dell'equilibrio laterale. Che cosa si fa? Ci si mette in questa posizione, un braccio in avanti, l'altro disteso lungo i fianchi, ci mettiamo a pancia sotto e guardiamo il fondo della piscina. Iniziamo a battere le gambe. Stesso discorso, in questo caso saremo aiutati dal fatto che il nostro corpo sarà proiettato, grazie appunto al braccio, più in avanti. Quindi il nostro baricentro sarà spostato più verso la testa e non verso le gambe. Questa posizione è la classica posizione che si ha quando siamo nella parte, diciamo, più distale della nostra bracciata. In questo caso che cosa si fa? Si fa la stessa cosa, si iniziano a battere le gambe e si inizia a sentire se le gambe vanno, diciamo, a fondo oppure no. In questo caso, oltre a battere le gambe e andare giù con la testa, dobbiamo iniziare a ruotare il busto di un quarto di giro. Tenendo ferma la testa, si ruota leggermente le spalle, in questo modo. La nostra posizione di equilibrio sull'acqua non deve assolutissimamente variare quando le nostre spalle iniziano a ruotare. Questo, ragazzi, è un esercizio che può essere fatto anche con le pinne, perché la spinta propulsiva che danno le pinne aiutano a fare questo tipo di rollio di un quarto di giro, con la testa comunque sempre ferma e che guarda il fondo della vasca. E ovviamente è più facile farlo con le pinne, più difficile farlo senza pinne. Quindi il mio consiglio è quello di iniziare a fare questo esercizio con le pinne e successivamente, quando avete preso dimestichezza, togliere le pinne e provare a mantenere la posizione col solo battito di gambe senza pinne. Bene ragazzi, questi 2 esercizi, il primo che vi ho presentato, quello dell'equilibrio di base, e il secondo, quello dell'equilibrio laterale, sono esercizi, o meglio dei test fondamentali per capire qual è il vostro tipo di equilibrio in acqua quando nuotate.
Bene ragazzi, a questo punto io vi saluto, vi invito a provare questi tipi di test in vasca, quando ovviamente in corsia ci sono poche persone. Ditemi come vi siete trovati e che tipo di osservazioni avete fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, buon anno e alla prossima, ciao!